Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Abbiamo raggiunto la città e credo che non manchi neanche tantissimo alla fine. Forse questo potrebbe anche essere l'ultimo episodio, ma comunque iniziamo e vediamo un po'. Al ladro, al ladro! Mi ha rubato la lingerie. Non mi prendi. Queste me le rivendo per un bel gruzzolo. Pizzo nero, però. Che succede qua? È questo il ladruncolo? Dobbiamo raggiungerlo. Ah, ma si piegano entrambi? Attenzione ragazzi, si piegano entrambi i fogli. Credevi di potermi acciuffare? Non penso proprio. Conosco questi tetti come le mie tasche. Come ha fatto a... Beh, andiamo qua. Figa questa cosa comunque, ragazzi. Ehi, ma come hai fatto? Solo io conosco quella scorciatoia. Mi stai sottovalutando, bello. Ok, andiamo per di qua, poi... Così. È così, ok. C'è un problema, ragazzi. Ah, vabbè, passiamo così. Qua riusciamo a passare? Sì, ok. Ok, ok, ok. Mm.
Allora, dobbiamo raggiungere questo lato, ma... C'è un problema. È il fatto che si piegano entrambi i fogli, ragazzi, mi manda un po' in confusione. Oh cazzo. Abbiamo fatto cadere il pupazzo di neve. Proviamo a fare così, dai. Perché per fortuna... possiamo restare sulla scala. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Ovviamente qui non possiamo passare. E fin qui ci siamo. Allora. Scusate ragazzi, eh. Ah, una barchetta. Cammello. Sono davvero due gobbe o altre dune? Quindi era solo per recuperare la barchetta. Vabbè, torniamo a scendere.
magari questo. Sì, ma non mi è servito molto. Così sì, così sì. C'eravamo noi in mezzo. C'eravamo noi in mezzo, ragazzi, quello. Ehi, sei ancora qui? Beh, non andrai da molte parti. Da quel ponte non si torna indietro. Da questo ponte, dici? Ma mo lo abbassiamo noi. Mo lo abbassiamo noi, ragazzi. Tac. Tac. E tac. Ah, il ponte. E stavolta come hai fatto ad attraversarlo? Beh, non mi va di saperlo. Ci si becca. Questo bimbetto, ragazzi, mi sta già facendo innervosire. Non vorrei dire, ma mi sta già facendo innervosire. Qui c'è una leva. Ok, ma se lo togliamo? No. Non si abbassa. Possiamo passare lo stesso. Però ragazzi, cioè, nel senso, ah, ok. Ok, 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 zitti, zitti. Non è sufficiente. Anzi, dire la verità adesso mi disturba tantissimo. Dovrei... Però se faccio così...
Cioè, in teoria. Perfetto. No. Oh. Bene, bene. Sono un coglione perché non ho visto questa leva. Scusate, ma non l'ho proprio vista. Ok, siamo saliti qua. Io dovrei raggiungere questa leva. Ok, così. Era più semplice del previsto. Ah, fa tipo a specchio.
Ok. Perché non possiamo? Cos'è che ci blocca? Noi stessi. Ci siamo noi in mezzo? No, in realtà devo cambiare foglio. È un bel casino, eh? Scendiamo qua. È andata. Non possiamo. C'è la leva di mezzo? Vai, sali. Dobbiamo deviare il coso. Ok. Ci siamo noi ragazzi. Oh, ce l'abbiamo fatta. Maledetti, la statua bloccava il coso qua. Oh, attenzione.
Beh, ragazzi, non sto controllando per le barchette. Ok. Me ne sarete accorti. Fermo lì. Chiudete i cancelli. Eh no, proprio ora che sono arrivata fin qua. Ehi, e tu da dove sbuchi? Questa è la mia università. Tu non vai da nessuna parte. Ora, ridammi la lingerie. Ah, come no. Prima però devi prendermi. Allora, beh, siamo alle porte dell'università. Il problema è che dobbiamo raggiungere il cancello e aprirlo. Prima di tutto facciamo così. Poi. È un fottuto casino. Tutto ok. Beh, qua in teoria ma anche se arriviamo qua, ragazzi, questa è la strada per raggiungere il cancello, ma dobbiamo aprirlo. No, spostiamoci da qui, perché altrimenti non... Non è fattibile. Molto bene. Proviamo a mettere questo qua. Comunque, iniziamo a spostare la statua perché ci disturba, non possiamo passare altrimenti. Cazzo. La statua comunque mi... ma... Cioè, anche andando qui, dove cacchio... Cioè, per recuperare la barchetta. Cioè, noi torniamo, andiamo qua. Orso polare, fauci rosso sangue, manto bianco come la neve. C'era solo per recuperare la barchetta.
risposta alla statua qui. Che di quella puttana, mi disturba la statua, eh. Quale fottuto motivo non posso spostare ste cose? Per colpa della statua, sempre. Cioè... ma non so dove metterla. Oh, zitti, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, zitti. Cavolo di statua. Va bene, mi hai beccato. Non ho scampo. Riderò alla signora le sue belle mutandone. La mia salvezza. Se l'è cavata bene con quel teppista. Bene. E che ne dici di una visita all'università? È giunto il momento di immatricolarsi. After a long journey from Southfold to the big city, I'd finally made it to university. Just in time for my first day. Oh, il primo giorno di università, ragazzi, attenzione. Too tired to fully unpack, I lay on the bed to rest my eyes. Suddenly, my alarm woke me with a start. It was already morning, and lectures were starting any minute. I got up and rushed to class. The halls were full of new students, all nervously excited for their first day. The lecture hall was so big, and you'd never guess who my professor was. I got lost in my studies, and before I knew it, years had passed. Between assignments, ammazza, oh, è volato il tempo. I could tell my parents were still upset I'd left. E ci credo che si sono arrabbiati, ragazzi. Oh, è il giorno della laurea. In un attimo. È stato un attimo. I looked out into the crowd, and I saw Mom and Dad. Ci abbiamo messo una vita per raggiungere l'università, però è stato un attimo a laurearsi. I'll visit soon, I said. Oh, ehi, c'è la vigilante. Giuro, non ho rubato altre mutande. Oh, mia cara, è così triste vederla andare. Congratulazioni per la sua laurea. Torni a trovarci.
Ah, possiamo spostarci, ok. Aspettate. Cioè, siamo arrivati alla fine, comunque. Sì, sì. E là, te ne torni a casa? Sì, sì, puente. Io? Perso? Non oggi. Mi facevo un tuffo. Cantichiavo. Che ne facciamo di un marinaio sbronzo? Che ce ne facciamo di un marinaio sbronzo? Giusto. Cioè, praticamente stiamo rifacendo la strada a ritroso. Uff, sei tu. Credevo fosse mio marito. Non la smette con quei canti marinareschi. Ah, un altro fantasma. Ah, sei tu. Dove sono finiti gli altri? Guarda, io non ho idea. Non ho idea, veramente. Eccoli qui. Ehi, sento puzza di università. Hai imparato altra roba utile? Sì, tipo i vettori matematici. Santo cielo, Paige, come vanno gli studi? Dopo che te sei andata, mi sono persa. Serpenti. Perché serpenti? Ehi, è tornata! Hai portato dei fuochi d'artificio? Tu con i fuochi d'artificio la devi smettere. Niente fuochi d'artificio. Ecco, bravo, diglielo. Bellissimo comunque, ragazzi, veramente bello. Mi è piaciuto tanto. Ehi, ti sei persa al festival. Ora abbiamo un addetto antincendi. È molto più sicuro. Capita solo qualche fuocarello, eh. Ti va una borraccia di infuso di rana per il viaggio? No, grazie, no, grazie. Sei tu? Gran brutta caduta. Non credevo che ti avrei rivista. L'uccello? Abbiamo fatto amicizia. Non è poi così male. Ti ha spaventato le rane? Oh, quella ragazza è tornata. Siamo quasi a casa, ragazzi, siamo quasi a casa. Paige, ho la tua lettera. Mi sono perso, prendi. Ed eccoci. Zitti, sta arrivando. Sorpresa. Sì, sorpresa, forse. Finalmente a casa, birbante. Abbiamo lasciato la tua camera com'era. Sì, un piccolo consiglio. Entra, vieni a scaldarti. Beh, veramente, veramente bello, ragazzi. Un giochino che, ripeto, avevo trovato così a caso su Steam, mi aveva incuriosito proprio per lo stile, per il gameplay, per il fatto che potevamo piegare la carta in modo tale da aprirci la strada e proseguire nei vari livelli. E questa cosa, cioè, è stata molto originale, molto particolare che non avevo mai visto prima, a dire la verità. E poi i vari biomi erano davvero fighi, le varie location mi sono piaciute tantissimo, ragazzi, con questi colori sgargianti, con queste ambientazioni sempre diverse, eccetera, anche gli enigmi ambientali erano tutti, non erano ripetitivi, non sono stati ripetitivi, sì, lo scopo era sempre quello di piegare i fogli per aprirsi la strada, certo, però anche il fatto di giocare con i raggi di luce, con le piattaforme,
con che alcune si spostavano, altre si alzavano, si abbassavano con le scale. Veramente, veramente bello, ragazzi. Mi è piaciuto tanto, e anche i vari personaggi che abbiamo incontrato sono stati tutti molto, molto carini, molto carini, ragazzi. Poi il viaggio di rientro che abbiamo fatto, ci abbiamo messo un'eternità, vabbè, per modo di dire, a raggiungere l'università, ma la via del rientro è stata molto più semplice perché ormai conoscevamo la strada, ed è stato bello rincontrare tutti quei bizzarri personaggi che abbiamo incontrato lungo il nostro cammino. Quindi veramente, veramente una bella avventura, ragazzi. Ringraziamo di cuore chi ci ha supportato durante questo incredibile viaggio. Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza il supporto dei nostri amici e delle nostre famiglie. Bellissimo, bellissimo. E spero che abbia fatto piacere anche a voi seguire questa serie, anche se so che... vedo che non è molto seguita, però... infatti credo che sia uno di quei giochini che è passato un po' in sordina, che non conosce tanta gente. Ma è una bella chicchetta, ragazzi, quindi ve la straconsiglio, perché se volete giocarvi qualcosa di rilassante, qualcosa di tranquillo e di non troppo impegnativo, perché sì, in alcuni enigmi mi sono un po' bloccato, mi sono un po' incartato, ecco, però nulla di così estremamente complicato, tutto qui. Quindi se... e volete giocare a qualcosa di particolare e vi piace il genere, ragazzi, vi straconsiglio Paper Trail. Qui si conclude questa breve ma interessante, bellissima serie. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.